Ciao ragazzi, dal vostro core, sto registrando di seguito peraltro rispetto allo scorso episodio e eravamo rimasti qui su Eleven Origins, la beta, e mi raccomando subito il supporto, un bel mi piace, iscrivetevi e commentate poi con il vostro momento preferito, il vostro personaggio preferito, eccetera. È arrivata la Royal, ma manca Alfred e ovviamente lo troveremo qui, come era sempre il luogo anche di Jack, che è proprio veteran tra l'altro Alfred, che potrebbe in un certo senso ricordarlo. Vabbè, era andato a nascondersi un'altra volta. Perdonami, Ansidolos del club di meccanica. Ah, quindi non è stato lui a scappare, ma l'hanno intrappolato quelli di meccanica. Ok. Ora siamo pronti ad andare. E sperat! Non potevi obbligarle a giocare? Sì, è il nocchiere. Adesso funziona. Ah, sì. Non puoi obbligarlo se non vuole. Somos del club di meccanica. E Alfred estaria mejor. E il nostro equipo. Sicuro che si diverte más. Oye, a chi viene tutto questo? Alfred nunca lo dice che come vosotros. Sono qui nel club di meccanica che cercano di accaparrarsi Alfred, veteran. Mentre Firewall, George, dice no, ma chi ve l'ha detto? Quando mai è stata venuta fuori sta cosa? Sto pensando, perché meccanica? Forse perché veteran è sempre stato un po' più infugnato sulle robe della meccanica? Non lo so, non mi risulta. Forse anche un po' con il discorso dell'autobus, eccetera, però. Da poco parece che quiera giocare con il vostro equipo. Sembra che non voglia giocare con voi. Tu che dici, Alfred? Io non lo so, non lo sa. E si sì, dico. Sempre bellissima questa scena. Entonces, ok. Non c'è altro modo che deciderla con il vostro sport, giustamente. Contro il calcio, giochiamo a calcio. E va bene, giochiamo a calcio. Che è un po' il motto di Nanzuma, ma a volte anche esagerato. Però va bene, giochiamo a calcio. Pachanga. Ok, dobbiamo cercare di... No, no, nessuna guia. Guia, nessuna guia, grazie. Va benissimo, lo sappiamo, grazie. No, ho sbagliato. Ok, andiamo. Di qua. Ok, devo tirare quella che non è una porta, ma... E poi l'armadietto. Lo farei con una bella vasellina, proprio... Vasellina. Tac. Vai, Bolden Foxer. Vasellina, ragazzi, di precisione. Morbida, pulita. Ok. Ah, sì, mi gusta anche a me. Ok. Ha sganato, sempre bello, ganare. Ottimo, ottimo, abbiamo ganato. E quindi torna da noi il mitico. Non può essere, come hai potuto perdere contro questo... Cioè, allora. Questo è sincero, come è possibile che abbiamo perso contro dei novellini come voi? Ma voi, letteralmente, non fate il nostro sport. Cioè, ci ritiriamo per il momento, ma... Tanto voi della meccanica, tum, come quelli di sumo, ma vabbè. Vamos, Alfred. Capitano, io non ti preoccupi, Alfred. Ora tenemos che plantar cara alla Royal. Plantare cara, mi suole dire. Non lo so. Andare contro la Royal o vincere, andare di fredda torce, non lo so. Confio in ti per difendere adesso tua posizione. Gradiremos per te. Ha ragione. Abbiamo fiducia in lui per difendere, insomma, la squadra, no? Anche visto che lui è un difensore. Credo, almeno, ma penso di sì. Ok, avvisiamo Eva quando siamo pronti. Allora, avvisiamo Eva subito. Io ero anche curioso magari di vedere un po' di dialoghi, ma non lo farò. Per il semplice fatto che sono completamente uguali. Ci hanno cambiato magari loro due, no, neanche Andy hanno cambiato. Ma gli altri penso siano completamente uguali. Ed è anche giusto così. Non avrebbe senso andare, insomma, a cambiare i dialoghi e non lavorare sulle cose più importanti. Qua c'è Eva e qua c'è il nostro finto Peabody. No. È il vero Peabody, ragazzi. Ok, non hanno cambiato più body. Ok, va bene, non mi lamento, va bene. Ok, empezamos col partito, ragazzi. Empezamos, poi magari vedremo le scene iniziali, poi la partita la affronteremo nella prossima parte. Ok, eccoci qua, arriviamo al dunque di questa parte. Scopriamo chi sono i giocatori della Royal. Non intendo perché tenemos che giocare contro questo equipo de novatos. Spark non mi dice niente, ragazzi. Trust, Trace. Il presidente della Royal Academy ha detto che quiere comprovare algo del sistema. Trovare qualcosa, provare qualcosa, no? Per adesso non l'ho tradotto perché era abbastanza logico capirlo. E spero che almeno al partito non sia molto aburrido. Aburrido e noioso, no? Spero che almeno sia... Ecco, non sia molto noioso. Dark. Allora, adesso ti assicuro che no. Dark, questo sprite, mi sembra lo sprite di Ray Dark. Ma sono abbastanza sicuro che Ray Dark avesse l'età di Seymour Hillman, no? E quindi di... della leggendaria Zoom Eleven, non dell'allenatore della leggendaria Zoom Eleven, che è David. Quindi penso che questo sia Tom Dark, ecco, Tom Dark lo dovrebbe chiamarsi, se non ricordo male. Me l'avete scritto anche voi nei commenti, di sicuro. E quindi lui dovrebbe essere Tom Dark.
il papà di Ray Dark. Comunque, fortissimo secondo Ray Dark, insomma. Jugaremos como siempre, sean novatos o al mejor equipo de Japón. Vamos. Va bene. Va bene. E questa non è Celia, ma è... Oh. Punto di domanda, ma punto di domanda anche per me. Non ho assolutamente idea. Sacchiamo il lapis. E... Ok. Venga, chicos, vamos a pillar por sorpresa la Royal. Andiamo. Andiamo, chicos. Calmate un poco, capitano. Sicuro che io sono... Bien desprevenidos a nosotros. Cioè, andiamo con le sorprese. La Royal, ma sicuramente sono... Cioè, sanno già cosa vanno incontro. Ehi, esta vez nos hemos entrenado muy serio. Podemos dar guerra. Siamo allenati molto seriamente. Potremmo dare una guerra, nel senso, vuole dire, possiamo farcela, possiamo dare il filo da torcere. Eso es. A ver si confiesi un poco más en mi. Vabbè. Un attaccante stellare. Questo, vabbè. Hai che giocare come sempre e non tengo nada más che añadir. Ok? Non giocare come sempre, non ho niente da dire. Tuffer, ragazzi. Che lasmina, che peccato. Che pena, anzi, che pena che mi dà, che mi fanno. Non tengono nessuna. Non tengono idea. Non hanno idea di quello che potrebbe passargli. Questi personaggi particolari, devo dire. Tegar finiquitado il partito quanto antes può essere visto come una deferenza hacia ellos. Finiquitado, non so cosa voglio dire, ragazzi. Mi sono colto impreparato. Vamos, chicos, speriamo che andare. Comunque, molto sbruffoni, Questa è l'idea. Sono i soliti sbruffoncelli. Ma va bene così. Va bene così, va bene così. Ok. Benissimo. Remo information, eccoci qua. E penso che non ci siano... Sì, no, questo è, basta. Eso es. Tra l'altro, non siamo ricaricati. Non siamo ricaricati. Comunque non abbiamo tecniche, quindi... Eccola qua, la formazione della Royal. La vedremo per bene, 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 bene. Perché è davvero importante. Osman. Oddio, ragazzi, quell'Osman lì in alto a destra. Chi mi ricorda? Fatemi sapere anche voi, ragazzi, perché Osman l'ho già sentito. Ma vediamoli insieme questi giocatori, perché è giusto analizzarli. Allora. Trace Busy. Penso che siano casuali le descrizioni. Ok. Tom Dark, ragazzi. Ve lo dicevo. Dark, tra l'altro, con caratteristiche non così forti rispetto a Trace. Poi abbiamo. Ah, abbiamo anche le tecniche, se ce l'hanno. Sì, ce l'hanno un bel po'. Berido difensivo, sapetasso duale, triangolo letale. Esperchismo del ballone, primo imperatore numero 2. E difensivo, poi contiamo anche con le statistiche. Ah, invece no, non sono casuali le descrizioni. Allora, la sua aggressività fa sì che sia un attaccante temibile. Non c'è nessuno come lui. Nessun portiere ha osato bloccare i suoi tiri. Immagino sia questo. Amico di Tom da molto tempo. E le sue giocate sono pura magia. Ok, questo è Spark Jackson. Non so chi possa essere. Tra l'altro fortissimo, veramente. Un tiro pazzesco. Zen Lee. Amo la cultura giapponese ed è rapido come un ninja. Ok, non granché in realtà. È rapido nemmeno così tanto. Nasce una famiglia di pirati. Qualcuno della Baia dei Pirati, non lo so, però Osman l'ho già sentito, ragazzi. Mi sento stupido perché mi sembra uno... Vabbè, fatemi sapere anche voi nei commenti. Poi ci sarà anche un episodio di analisi con anche qualche suggerimento dalla comunità spagnola, magari. Mi piace analizzare tutte le giocate che stanno a suo alcance. Non so, ragazzi, cosa vuole dire. Queste le caratteristiche, queste le mosse. Prima non abbiamo visto le mosse loro, eccole qua. Perfetto, così mi hai fatto un fermo immagine, se non più... interessati, Sismokov, ok. È su un granuja, non so cosa vuol dire. Gli piace avanzare sopra gente, cioè buttare sopra gente, vuol dire, non lo so. Caratteristiche non male. Caduffer si compenetra molto bene con sus compañeros, però algo è algo patoso. Non so cosa vuol dire, ragazzi, mi sento un ignorantissimo. Io ho studiato poco spagnolo alle medie, più per il meme che faccio lo spagnoleggiante. Periodo difensivo, ok. Poi abbiamo questo che è pazzesco a livello grafico. Ha un corpo abominevole. Cara di poco. Ah, quindi ha pochi amici. Cara vuol dire anche viso. Vabbè. Forse un viso poco amichevole. Può essere. Queste le tecniche invece di Colster. Matteo Colster. Non li conosco queste. Caratteristiche buone. Abbastanza. Cerca di parlare il meno possibile per non distrarsi. E il portiere. Hard Godoy,
molto forte anche nel tiro, mamma, anche una difesa pazzesca, devo dire. Usa i suoi, le sue conoscenze della box per parare qualche tiro, ok? E mi ricordo un po' in Galaxy, no? Che stiamo vedendo anche Franco Fermano, no? Frank Forman, che può essere molto simile come idea. Pugno vendicativo, tra l'altro, quindi mosse peculiari, immagino. Poi abbiamo Chris Lockhell, e nessuno lo cerca per la sua faccia di orco, la faccia da orco. Ok, poverino. Ha un portiere di riserva, Garibaldi, ok? Garibaldi, tra l'altro, wow, Garibaldi. E il tatuaggio che ha sulla testa simboleggia il suo carattere, ok? No, dovete anche le caratteristiche, le tecniche. Mi piace stare tra la gente, è un cieco solitario, c'è un ragazzo solitario. Brooke Atwood ha gli occhiali, così la gente non sa dove guarda, va bene, interessante. E l'ultimo, eccola qui, Asse Irvin, scarsetto, è un ragazzo amargato, non so cosa vuol dire. Non amici, penso un po' solitario. Non amici e ne li vuole tenere. Va bene, sono amici ideali come, come modulo. E direi, ragazzi, che per questa parte abbiamo visto i giocatori. Può essere anche tutto. E noi nella prossima parte, che sarà breve, insomma, vedremo anche la partita contro la Royal, perlomeno il primo spezzone. Io vi ringrazio della visione. Mi raccomando, mi piace, iscrivetevi, commentate. E seguitemi anche su Instagram, mi raccomando, Conrad_TW. E un saluto a tutti, la vostra Conrad. E alla prossima, ciao ciao.